Diritto amministrativo e diritto privato formano due mondi separati che non vivono mai in pace, ma che non sono né abbastanza amici né abbastanza nemici per conoscersi bene. Questa frase, che vi ho tradotto in italiano, da una lettera scritta nel 1831 da un giovane francese che stava in quel momento negli Stati Uniti e che tornerà dagli Stati Uniti scrivendo un libro famoso che ha reso famoso l'autore, La democrazia in America, e l'autore è Tocqueville, segnala un fenomeno che si è verificato nel corso di tutta la storia degli Stati moderni. È un fenomeno di ampliamenti dell'area pubblica e di diminuzioni dell'area pubblica. Ampliamenti dell'area pubblica, facciamo un esempio, grande crisi del 29-33 in Italia, costituzione dell'IRI 33, legge bancaria 36, e poi in Italia un altro esempio, le privatizzazioni compiute nella fine, nell'ultimo decennio del secolo scorso. Ma nessuno di questi fenomeni di ampliamento e diminuzione delle due aree ha registrato un'involuzione normativa tanto grave e pericolosa come quella che riguarda le casse, che di fatto con la legislazione che si è andata accumulando negli ultimi 30 anni stanno rapidamente facendo un balzo indietro ad un periodo precedente agli ultimi 30 anni. E la cosa più interessante è che questo rapporto, che è un rapporto che si sta verificando di riduzione dell'area privatistica, le case sono fondazione o associazione, codice civile quindi, a favore dell'area pubblicistica del diritto amministrativo, è una riduzione che può essere pericolosamente prodromica della modificazione del regime delle responsabilità di coloro che in qualche modo sono impegnate nelle casse. Perché? Perché si tratta di persone che, se sono regolate dal codice civile, saranno sottoposte alle regole del codice civile, cioè alle regole del diritto privato. Se sono regolate dal diritto pubblico, potranno essere chiamate dalle procure della Corte dei Conti e dalle procure penali, così come vennero chiamati prima del 1990, ricordate la riforma Amato, no? Prima del 1990 tanti banchieri, tanto che appunto la riforma produsse la trasformazione delle banche enti pubblici in banche private, proprio perché si voleva evitare che delle persone che gestiscono denaro, che prendono tutti i giorni delle responsabilità, potessero essere sottoposte al vaglio delle procure penali o della Corte dei Conti. Di qui l'erroneità di un indirizzo normativo che io ritengo sbagliato e di cui adesso percorrerò il tracciato seguendo questo ordine di concetti. Primo, partirei dalla Costituzione, perché la Costituzione pone delle norme molto chiare che dovrebbero vincolare sempre il legislatore, mentre il legislatore spesso se ne dimentica. Poi passerei a esaminare la norma fondante del 93, poi la sua applicazione rapidamente nel 94 e poi le tre regressioni principali, che sono l'assimilazione della pubblica amministrazione, la determinazione delle casse come organismo di diritto pubblico e infine quella che si può pensare vicina, una determinazione autoritativa delle modalità di investimento delle casse. La Costituzione. La Costituzione dice che la protezione sociale, cioè quel capitolo delle funzioni pubbliche nel quale noi includiamo la previdenza, rientra tra i diritti fondamentali dei cittadini. Ma non dice che la protezione sociale è affidata in via esclusiva ad enti pubblici. Anzi, la Costituzione valorizza quelli che si chiamano corpi intermedi e valorizza un principio che è ripetuto tre volte nella Costituzione, che si chiama sussidiarietà. Questo perché? Perché l'articolo 2 della Costituzione dice che
vengono riconosciuti e garantiti i diritti dei cittadini anche nelle formazioni sociali dove si svolge la personalità. E poi l'articolo 38 della Costituzione dice che i lavoratori hanno diritto che siano preveduti ed assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia, disoccupazione involontaria. Ma poi aggiunge lo stesso articolo della Costituzione che ai compiti previsti in questo articolo provvedono organi ed istituti predisposti o integrati dallo Stato. Non dice istituiti e gestiti dallo Stato, ma dice predisposti o integrati dallo Stato. E questo è il criterio fondamentale sulla base del quale deve agire il legislatore, perché abbiamo una Costituzione rigida e alla Costituzione rigida vincola le norme primarie dello Stato, che sono le leggi. È per questo che nel 1993 venne disposta la privatizzazione degli enti pubblici di previdenza ed assistenza che non usufruiscono di finanziamenti pubblici o di altri ausili pubblici di carattere finanziario, e la loro trasformazione in associazioni o fondazioni con quattro garanzie di autonomia: gestionale, organizzativa, amministrativa e contabile. E diceva la norma, ferme rimanendo le finalità istitutive e l'obbligatoria iscrizione e contribuzione agli stessi enti degli appartenenti alle categorie di personale a favore dei quali essi risultano istituiti. Questa norma era una norma di delega del 1993, nella finanziaria del 1993, e fu seguita da un decreto delegato. Il decreto delegato del 94 è quello che regge la vita delle casse oggi, numero 509, e chi va a vedere la norma delegante e il decreto delegato si rende già conto che il decreto delegato fa un passo indietro rispetto alla delega. Ma prima di far vedere tutti gli altri passi indietro, voglio ricordarvi che questa privatizzazione specifica, quella fatta nel 93, disposta nel 93, è una privatizzazione diversa dalle privatizzazioni che seguirono nell'ultima parte dello stesso decennio, cioè alla fine del secolo scorso, perché queste ultime erano privatizzazioni di attività economiche, gli enti pubblici economici, l'IRI per intenderci, o l'ENI e così via. E si trattava di riportare nell'area del profitto e nell'ambito del mercato imprese che erano state gestite in precedenza in modo non profittevole ed erano state gestite spesso usufruendo di privilegi e benefici singolari. La privatizzazione delle casse invece era una cosa diversa, era ispirata all'idea di riconoscere corpi intermedi, i professionisti che gestivano una parte dei loro diritti, come abbiamo visto dalla Costituzione, articolo 2, articolo 38, che non riguarda imprese ma enti sociali, quindi non per il profitto, e che allontana dall'idea dello Stato come esclusivo fornitore della funzione di protezione sociale, che è una, come dire, tentazione che ricorre spesso nel nostro Paese, fermo rimanendo naturalmente il carattere pubblico della funzione. Perché il carattere pubblico della funzione? Ma perché la Costituzione ha intestato questi diritti ai professionisti e questi diritti debbono essere rispettati. Ma il carattere pubblico è solo quello della funzione, non quello del soggetto che svolge la funzione. Insomma, per intenderci, per prendere un esempio che può rendere chiara l'idea, il notaio svolge la principale funzione dello Stato, che è la funzione certificativa. E infatti è sottoposto a regole che riguardano la funzione pubblica. Ma i notai sono enti pubblici, i notai sono dei professionisti privati. Ecco, è lo stesso principio che si applica alle casse. Ora, questa è la premessa, 93-94, e la Costituzione alle spalle di questa disciplina del 93-94. Ora, dal 94 sono intervenute numerose norme che hanno
spinto verso l'assimilazione di enti che sono regolati dal codice civile, associazioni e fondazioni, assimilazione di questi enti alla pubblica amministrazione, e quindi vanno in una tendenza completamente contrapposta a quella che era stata, si era affermata nel 1993, non a caso, ma perché in numerosi congressi delle associazioni professionali è stato ricordato il mancato adempimento costituzionale, cioè il fatto che la Costituzione intestava a dei soggetti dei diritti e stabiliva che erano dei corpi intermedi gestiti da questi stessi soggetti che dovevano assicurare il concreto esercizio di quei diritti. Questo processo di ripubblicizzazione, di cui ha già parlato appunto il Presidente Olivetti, si è svolto in molte tappe, ma io ne esamino soltanto tre. Il primo, l'appartenenza delle casse alla pubblica amministrazione. Il secondo, la loro definizione come organismi di diritto pubblico. Il terzo, il previsto o prevedibile intervento delle autorità di controllo sulle decisioni di investimento. Ed è su questo che vorrei fare ora rapidamente qualche osservazione critica. Primo, in una serie di norme che non sto a raccontarvi tutte analiticamente, dal 2009 al 2016, per finalità di contenimento della spesa pubblica, le casse sono state attratte nell'area della pubblica amministrazione, sottoponendole a normative diverse, tra cui quella della spending review. Ora, qual è l'osservazione che si può fare a questa tendenza, a mio modo di vedere, sbagliata? La prima, ma se la normativa del 93, la normativa primaria, la legge delegante, aveva stabilito che le casse sono enti privati, associazioni e fondazioni, aveva stabilito che non vi sono contribuzioni, no, perché era la condizione di questo trasferimento, perché si possono le casse poi trattare come se fossero enti pubblici, se la definizione è enti privati, la natura giuridica è privata? Perché attribuire delle qualità, degli obblighi, dei doveri, degli adempimenti necessari alle casse simili a quelli della pubblica amministrazione, così assimilandole alla pubblica amministrazione? E poi un'altra osservazione, e cioè che se le casse acquisiscono dei contributi che provengono dagli iscritti, possono essere rilevanti per la determinazione dei saldi di finanza pubblica? Possono ritenersi come enti che concorrono alla formazione del patrimonio pubblico mentre sono costituite con contributi di privati professionisti e sono destinati ad uno scopo specifico? Cioè, lo scopo non potrebbe essere modificato perché, come è noto, le pensioni sono, come dire, salario differito, quindi da questo punto di vista non c'è una possibilità. Quindi gli enti sono privati, le risorse che gestiscono non provengono dal tesoro dello Stato né possono provenire dal tesoro dello Stato perché la norma così prevede, e il patrimonio dello Stato, delle casse, privatizzato e vincolato nella sua destinazione. Quindi erroneità della iscrizione per finalità di contenimento della spesa pubblica e, diciamo la verità, per fare quello che gli americani chiamano un po' di window dressing, no? Aggiustare la vetrina in modo da far apparire un po' meno gravosa, pericolosa lo stato della finanza pubblica italiana, di questa assimilazione delle casse ad una pubblica amministrazione. Secondo punto, il secondo punto critico, parte tanti altri che riguardano le prassi applicative, quelle riguardanti il personale, per esempio, dipendente dalle casse, e quello relativo alla iscrizione nella categoria degli organismi di diritto pubblico. Vi dico brevemente da dove nasce questa idea dell'organismo di diritto pubblico. Quando l'Unione Europea, parecchi anni fa,
ha dovuto stabilire delle discipline per quell'area pubblica che sta alle frange dello Stato, che noi in Italia chiamiamo enti pubblici, società partecipate e così via. L'Unione Europea si è resa conto che questa, le frange dello Stato sono molto diverse e sono tanto sfrangiate in tanti paesi diversi e che aveva a che fare con entità molto diverse l'una dall'altro. Allora a Bruxelles hanno avuto un'idea geniale, che è stata questa: prescindiamo dai nomi e andiamo a vedere la sostanza. E hanno detto: a me non mi interessa di come lo Stato, il singolo Stato, che vi posso dire l'Olanda, la Germania, la Francia, la Spagna, l'Italia, definisce quell'ente. A me interessa che ricorrono certe caratteristiche. Sarebbe come dire: non mi interessa definire un uomo un uomo, basta che abbia una testa, due braccia, due gambe e sappia pensare, ragionare e ricordare, bene, per me quello è un uomo. Cioè cercare delle caratteristiche sostanziali. Tutto questo lo faceva l'Unione Europea per far discendere delle conseguenze da tutto questo. Infatti gli ordinamenti nazionali hanno dovuto dire: ogni volta che c'è un organismo di diritto pubblico, per esempio, devi fare una gara se vuoi stipulare un contratto. Non puoi fare i contratti come ti pare, ma devi stipulare una gara e devi fare una gara e stipulare dei contratti a seguito di una valutazione comparativa, di un concorso tra concorrenti che aspirano a diventare tuoi contraenti. E quindi si applicano le norme del codice dei contratti pubblici che valgono per gli enti pubblici. Ora, il problema dell'applicazione sostenuta, come è noto anche da un parere dell'ANAC, dell'Autorità Nazionale Anticorruzione del 27 di marzo o aprile di quest'anno, la conclusione che le casse sono organismi di diritto pubblico è una conclusione sbagliata, che si applica quindi i contratti, la disciplina dei contratti. Perché? Perché i tre requisiti che erano stati fissati dall'Unione Europea e che sono ripetuti nel codice dei contratti, non è che non sono ripetuti, sono che debba essere istituito per soddisfare esigenze di interesse generale e non a carattere industriale e commerciale, e quindi che non siano imprese, che debbano essere dotate di personalità giuridica. E poi c'era un terzo requisito, che dovesse essere o finanziato o controllato in maniera maggioritaria dallo Stato. Ora, per le casse certamente non ricorre il terzo requisito. Badate bene, controllato dallo Stato non vuol dire sottoposto a controlli esterni dallo Stato, vuol dire controllato nel senso di comandato dallo Stato. Che cioè lo Stato entra nell'ente e, potendone determinare la volontà, fa diventare quest'ente come se fosse un ente pubblico. Potremmo dire noi in Italia che abbiamo il concetto di ente pubblico, mentre in Germania lo chiamano öffentliche Anstalt o Etablissement Public, in Francia Public Corporation, in Inghilterra quando l'Inghilterra era parte dell'Unione Europea e così via. E allora quindi, se non ci può essere un finanziamento pubblico, se negli organi amministrativi le casse sono libere di determinare chi sono i componenti e se il controllo a cui fa riferimento la norma è il controllo esterno, non il controllo interno, certamente non ricorre il terzo requisito. E se si affermasse che il controllo può essere anche quello esterno, voi capite benissimo che si dimostrerebbe troppo, perché se ne dovrebbe trarre la conclusione che tutte le banche italiane e tutte le assicurazioni italiane, che certamente sono sottoposte a controlli esterni, debbono fare gare per ogni, che vi posso dire, per procurarsi i locali in cui si svolge l'attività bancaria. No. Oppure per stabilire, non so, dei rapporti con una società di gestione del risparmio. Tutte cose obbligatorie. Voi capite bene quindi che anche nel nostro ordinamento noi abbiamo accettato l'idea che sia un controllo interno, non un controllo esterno. Perché altrimenti dovremmo poi accettare la conclusione che
che il codice dei contratti pubblici, spero che non ci sia nessuno gestore bancario che stia sentendo questo, il codice dei contratti pubblici si deve applicare a tutte le società assicurative e tutte le società bancarie che chiaramente rifuggirebbero da questo. Terzo punto di attacco, e poi concludo con qualche riflessione generale sulle motivazioni di questo orientamento, che secondo me è una vera involuzione con un ritorno a 30 anni fa, ed è quell'adozione di un decreto legge del 2011 che prevede un decreto interministeriale, MEF Lavoro, sentita la Covip, con disposizioni in materia di investimento delle risorse finanziarie. Ora, io ho dei seri dubbi che si possa pensare, ma ahimè c'è qualcuno che l'ha pensato e che ha scritto anche uno schema di decreto in questo senso, che si possa pensare che quella norma del 2011 si possa applicare alle casse. In primo luogo, per questo motivo, perché l'articolo che riguarda l'emanazione di quel decreto è un articolo che è intitolato Enti ed organismi pubblici. Allora, se le casse non sono enti e organismi pubblici, può un articolo che è intitolato enti, che è riferito dal titolo a enti e organismi pubblici, applicarsi alle casse? Prima domanda. Secondo, le disposizioni in materia di investimento debbono, in base al terzo comma di quella norma che sto citando, tener conto di quanto previsto dall'articolo 2,2 del decreto legislativo del 94, 509, quello che ha applicato concretamente la riforma del 93. Ma questo articolo detta un criterio diverso ed autonomo, come tutti sanno, perché i gestori delle casse hanno dovuto tenere conto di questo articolo, stabilendo la necessità che le casse assicurino l'equilibrio di bilancio sulla base dei bilanci tecnici almeno triennali. Ed è questo l'articolo che deve essere rispettato, non altre norme eventualmente derivanti dal decreto interministeriale previsto dalla disposizione del 2011. E poi in terzo luogo i riferimenti contenuti nel terzo comma, quello a cui sto facendo riferimento, dell'articolo della legge del decreto legislativo del 2011, hanno ad oggetto gli enti previdenziali, mentre le disposizioni che sottopongono le casse al controllo della Covid nel primo comma fanno espresso riferimento agli enti di diritto privato di cui al decreto legislativo 509 del 1994. Se non bastassero questi argomenti di carattere giuridico formale, che mi sembra sufficientemente chiari per dimostrare che non vi è un potere del Ministero dell'Economia e delle Finanze e del Ministero del Lavoro e della Protezione Sociale di intervenire in materia di investimenti delle casse, suppliscono però le considerazioni di carattere sostanziale. E quali sono le considerazioni di carattere sostanziale? Le considerazioni di carattere sostanziale sono fondamentalmente queste. È possibile, è mai possibile, la determinazione uniforme e rigida, badate, insieme uniforme e rigida, da parte di un organo ministeriale, dei criteri di gestione degli investimenti di entità come le casse regolate dalla disciplina 509 del 94, che sono tra di loro diverse per dimensioni, per flusso in entrata e in uscita di contribuzioni di prestazioni, per numero di assistiti e anche per storia di ciascuna delle casse, perché ognuna delle casse ha la sua storia e ha la sua. È possibile mai stabilire che c'è un vestito uniforme per una persona che è alto 2 metri e per un altro che è alto 1 metro, per uno che pesa 50 kg e per un altro che ne pesa 100 kg. Ecco, non si dovrebbe tenere conto degli equilibri tra contributi e prestazioni e del numero degli iscritti nel valutare tutto questo o delle conseguenze possibili
relative a, come dire, all'universo a cui le casse fanno capo, se dipendenti pubblici o professionisti privati o nella misura in cui ci siano dei dipendenti pubblici. Io ho dei seri dubbi che, qualora venissero applicate, io penso che non sia possibile, non sia legittimo, venissero applicate norme uniformi, e io penso che le società di gestione del risparmio si terrebbero ben lontane dalle casse e sarebbero ben poco disposte, a collaborare con istituzioni concepite come parti di amministrazioni pubbliche che debbono fare bandi di gare per ogni passo che debbono compiere. Quali sono gli argomenti di base che hanno spinto in questo trentennio a muoversi in controtendenza rispetto a quella norma che applicava le norme costituzionali? Gli argomenti sono stati due. Primo, il vincolo. Perché dice, ma sì, è vero che sei privato, ma c'è un'iscrizione obbligatoria e una contribuzione che deriva da una legge dello Stato. No, ricordate la disposizione che vi ho letto. Ora, pensateci bene, è mai possibile pensare che vi possa essere una norma che dice un ente privato, però costituisca una condizione che ti consente di dire che è pubblico? Saremmo in presenza di un legislatore folle, no? Se avesse pensato una cosa di questo tipo. Ma pensate anche all'incongruenza logica di questo ragionamento, e cioè, se io stabilisco un vincolo, sono come il re Mida, qualunque cosa che tocco lo faccio diventare oro. Allora, pensate alle conseguenze che un ragionamento di questo tipo potrebbe avere, che vi posso dire. Proprietari privati. Proprietario privato di una casa a Roma, in un terreno, in un'area urbana, sottoposta a obblighi e vincoli di tipo urbanistico. Non puoi edificare più di tanti piani, l'ornato esterno del tuo edificio deve essere così così perché è un edificio messo in una piazza storica e così via. Dall'esistenza di questi obblighi voi pensate che si possa trarre la conseguenza che quel proprietario è diventato pubblico e che quella casa è diventata pubblica? E la stessa cosa si potrebbe dire per i notai. Quanti sono gli obblighi che i notai debbono rispettare? E per il solo fatto che il soggetto debba rispettare un obbligo lo facciamo diventare pubblico, e pensare che il notaio per questo possa quindi essere trattato come se fosse un pubblico dipendente. Il notaio è un professionista privato che svolge una funzione pubblica. E l'altro argomento è, ma c'è una garanzia implicita del tesoro, certo, se poi sono in difficoltà noi dobbiamo intervenire. Non sto negando che questo storicamente qualche volta sia accaduto, ma il problema è che questo finisce per essere un altro ragionamento che dimostra troppo, perché se fosse vero dovrebbe valere anche per le banche, perché anche le banche corrono dei rischi nello stabilire un equilibrio tra il proprio attivo e il proprio passivo. Allora, se dall'argomento che c'è il pericolo che il tesoro possa essere chiamato a intervenire in un caso di difficoltà, per esempio, di una banca rispetto ai suoi depositanti, trasformi la banca pubblica in pubblica, voi capite bene che a questo punto, come dire, quasi tutta l'impresa italiana privata potrebbe diventare da un giorno all'altro un soggetto pubblico sottoposto a controlli pubblici. E quindi voi capite bene che da questo punto di vista questo ancora una volta è un errore. Quindi non solo la tendenza è invertita rispetto a quella avviata nel 93, ma i motivi che sono stati posti a base di questa controtendenza sono sbagliati. Quei due motivi che ho prima indicato, cioè il motivo del vincolo è il motivo della possibilità implicita.
Voglio concludere con la citazione di uno studioso, ho cominciato con un famoso personaggio della storia francese dell'Ottocento, finisco invece con un altrettanto famoso ma vivente studioso francese di questi giorni, che ha scritto un bell'articolo recentemente, «Le droit privé est-il l'avenir de l'action publique?» cioè il diritto privato è per caso l'avvenire dell'azione pubblica. In questo articolo il professor Thomas Perroux dell'Università di Parigi illustra il progressivo svuotamento dello Stato e del diritto pubblico, perché il diritto privato governa sempre di più l'azione pubblica e occorre quindi ripensare, dice lui, il diritto privato come un diritto comune all'azione pubblica. Cioè quello che vuol dire, c'è una penetrazione sempre più forte del diritto privato, sempre più profonda del diritto privato nell'ambito del diritto pubblico. Ecco, di una tendenza di questo tipo si era reso conto il legislatore del 93-94 sulla base della Costituzione, compiendo la riforma delle casse. In un quarto di secolo si stanno lentamente mettendo in dubbio i benefici di quella che io ritengo fosse allora una vera lungimirante riforma.